grazie. Buonasera. Mi sento onorato io di essere qui. Sono emozionato come non ero da anni. Mamma mia, Gigi. Dici, no, sta vicino a te. Beh, poi c'è la rugna. Io ho cominciato nel 75. Poi ho avuto la fortuna di cominciare proprio con un grandissimo uomo di teatro che ti stimava tanto, il grande Edoardo De Filippo, e quindi conosco proprio il teatro. Io ricordo il teatro Penda. Ah, nel 78. Tu mi hai detto prima che tu c'eri. Io c'ero, avevo 19 anni. Fece una festa al Teatro Tenda per inaugurare il Teatro Tenda di Roma di Carlo Molfese, e quindi al suo compleanno invitò i più grandi attori italiani, tra i quali Gigi. Beh, io stavo già lì. E siccome aveva invitato Monica Vitti, e Monica Vitti aveva appena registrato una sua commedia che era Il Cilindro, nella quale io facevo la spalla a Monica Vitti, ebbi la fortuna di essere presente in quella serata. E c'ho la locandina con tutti questi nomi pazzeschi, e poi c'è sta scritto Vincenzo Salembe, che tutti passavano, ma chi facevano? Ma beh, cominciava all'inizio. Sì, c'era Gasman, Mastroianni, c'erano tutti. Una serata. Sì. Fu un'esperienza meravigliosa. Siamo arrivati ai cavallucci di battaglia. I cavalli di battaglia. Io poi Edoardo poi lo celebreremo in un certo modo stasera, in qualche modo, un po' più in là, ma insomma, me ne vergogno un po' io. Avevo una tale stima di te, perché proprio in quell'occasione mi dice c'è un grandissimo artista che aveva bisogno di un ragazzo. Io pure non ero proprio un puello, ma insomma... Ero giovane. 78. Ancora è un bellissimo uomo questo. Ancora sì. Ma che bello. Ma io miglioro, sai, perché io non è che invecchio, io divento antico. Allora... Vintage. Un'antichità potente. Beh, cavalli di battaglia, a Vincenzo ce n'hai 6 miliardi. No, ma in realtà io facendo teatro, l'attore, proprio cavalli di battaglia, ho fatto in uno spettacolo che si chiamava La gente vuole ridere diversi personaggi, tra i quali c'era uno, per esempio, un postino molto buffo che aveva una gamba che si muoveva continuamente perché aveva preso un incidente, aveva un grave difetto di pronuncia, che parlava un po' così, sono il poppino, e pretendeva di fare anche l'attore. Io sono un attore filodrammatico. Se mi permetto, ho portato il mio cammello di battaglia. Diceva, c'aveva una parrucca riccia, gli occhiali spessi, ho portato il mio cammello di battaglia, il mammoletto di un grande vapore inglese. Mammoletto. Quello che fa Ettore o non Ettore. E che ride da fare? È una cosa seria. Ettore o non Ettore? Questo è il problema. È meglio dormire o è meglio morire? È naturale che è meglio dormire che soffrire, che voglio morire che l'estate, mamma che la cita papà, perché da fritta e baccalà, diceva, era l'Amleto. E vedi? L'Amleto di Shakespeare. Questo è un cavalluccio di battaglia, mica. No, perché poi faceva anche la versione inglese, dicevo la faccio anche in lingua padre. Te figuri. In inglese, però mi devo mettere da quell'altro lato, perché gli inglesi vanno contro mano. E la versione inglese era to be. Non è to be. Ah, to be. E lui si chiedeva, ma perché gli inglesi lo chiamano to be e in Italia lo chiamiamo Ettore? E se ne andava. Preso. Vabbè. Questi sono cavalli di battaglia, ma sono dei sono frammenti. Sono dei personaggi, delle maschere. Ma dei frammenti, però è su un cavallone di battaglia ce lo fai. Il cavallone, allora io ho portato un monologo, un pezzo di monologo, io non sono un monologhista, appunto faccio sempre l'attore, però in uno spettacolo provai a mettere un monologo, si chiamava Lastice al veleno e parlavo dell'amore. Sì. Quindi se volete ve lo faccio, non è proprio un cavallo di battaglia. Se vuoi puoi stare là, puoi stare vado là. Vai là. Vi volevo parlare dell'amore. Ma ne vorrei parlare soprattutto ai maschi, è un po' un'autocritica. Amare è complicato e per i maschi, secondo me, è ancora più difficile, perché amare richiede una grande forza e coraggio e generosità. Il maschio, invece, diciamoci la verità, è egoista.
Il maschio tende a non crescere, non se può sacrificare, non c'è sta niente a fare. Il maschio è egoista anche nelle piccole cose. Guardate quando stiamo in macchina, per esempio, e capita una mattina, capita che stiamo in mezzo al traffico. Chi di noi, stando in macchina alla guida e guardandosi intorno in mezzo al traffico, non ha mai detto: ma dove va tutta sta gente? Ma stanno tutto in mia savi, ma perché tu addostai? Non riusciamo a vedere il punto di vista degli altri. Come possiamo amare se non vediamo le ragioni degli altri? Noi dobbiamo essere capaci di rinunciare a noi stessi per amare. Dobbiamo rinunciare a un po' di noi per amare un'altra persona. Noi non sappiamo rinunciare a niente, manca a mangiare. Quando le diete, per esempio, la donna affronta la dieta con un'altra forza d'animo. La donna decide che oggi mangia una foglia di insalata e una fetta di salmone. Come si fa a mangiare fette di salmone? Non lo so, perché a me il salmone personalmente si piazza proprio un colpo stomaco. Il salmone tutta la giornata ti risale, ma è normale. Il salmone tutta la vita nuota controcorrente, è normale che risale. Però la donna ce la fa, il maschio no. Il maschio quando fa la dieta si trova mille scuse per saltarle. Io avevo mio padre, pace all'anima sua, che aveva sempre fame e avrebbe dovuto mangiare un po' meno perché era malato di cuore, ma se mangiava dei piatti di pasta allucinante, papà, ma sono 250 grammi di pasta, sì, ma sono rigatone, tenno buca. Pensate che cosa. Ho amici che si mettono a dieta e si svegliano di notte, vanno nel frigorifero alle 2:30 di notte, aprono il frigorifero e si mettono a mangiare. Ma come, tu stai a dieta? Ma che vuol dire? Colazione, pranzo e cena, la notte né prevista. E mangiano di notte. Noi maschi in realtà, se devo fare un paragone tra maschi e femmine, io li paragono ai cani e ai gatti. Il maschio ha un modo di amare che è molto simile a quello del cane. Cioè noi maschi amiamo per bisogno, amiamo per essere amati. Io ti amo, tu mi ami, vogliamo, è difficile dare, è come il cane. Il cane, io avevo un cane meraviglioso che non c'è più, si chiamava Rocco, cioè aveva una testa così e degli occhioni enormi. Uscivo di casa un minuto con lui che così: arrovai, non me la sa, non mi abbandonà, ma mo torno, no, tu non torni più. Noi maschi siamo così, la donna invece no, la donna è come i gatti. Molti non amano i gatti perché li ritengono antipatici, freddi. Non è vero, il gatto ha un modo di amare che non te lo vuole far capire. Te voglio bene, ma non li ha capiti. Il gatto sta lì sul divano tuo, a casa tua, ti guarda, apre un occhio, tu passi per casa tua, lui ti guarda come se dicesse: ma chi sta mo, chi è? Il tuo gatto puoi anche morire. Puoi anche morire, il gatto ti fa così con la zambetta, bello, prima di morire riempiamo la vaschetta di croccantina, è così. Ora non dobbiamo essere come i gatti, ma nemmeno come i cani, occorre trovare una via di mezzo. Conoscete la parabola del porcospino di Schopenhauer? Il porcospino maschio e la porcospina femmina d'inverno si avvicinano perché si amano, ma se si avvicinano troppo si pungono. Se si allontanano ci hanno freddo, devono trovare la giusta distanza. Ma come facciamo a trovare la giusta distanza se non appena lei si allontana un momento noi maschi ci sentiamo traditi, la vogliamo possedere, arovai, mille sospetti. No, la donna deve avere la sua libertà di esprimersi, bisogna essere rilassati, bisogna essere felici per amare le donne, bisogna amare le donne perché sono diverse da noi, maschio e femmina, universi paralleli che si devono rispettare. Lo capisci da bambino. Se tu prendi due bambini, due coetanei di 10 anni, un maschietto e una femminuccia, il maschietto a 10 anni sembra sempre che ce ne ha 4, la femminuccia a 10 anni pare che ne tiene 15, è già signorina. Il maschietto scassa tutte cose, la femminuccia ha il suo modellino di casa e dice vicino al maschietto: tu qui dentro non puoi entrare perché sei sporc, a casarella. A 10 anni già sono donne. Abbiamo per esempio un modo di litigare, no? Quando litighiamo e decidiamo di mettere il muso l'uno con l'altra e di non parlarci più, il maschio dopo 20 minuti, mezz'ora, parla. Ma non perché crolla, si scorda proprio. Ah già, invece la donna no, la donna ha deciso di non parlarti e non da parla per tutta la giornata, sta lì, parla con chiunque, con te no, parla con questo, arriva a te, ti salta e parla con questo e con questo.
Che poi il silenzio è una filosofia diversa. Mentre quando un maschio sta in silenzio, perché sta proprio in silenzio, perché non sta pensando a niente, che loro, a volte la donna ci domanda: a che stai pensando? A niente. Dice: ma com'è possibile non pensare a niente? Il maschio ci riesce. Il maschio è come un gambo di seta, non riesce a non pensare. La donna no. La donna pensa. La donna quando sta in silenzio, allora ti devi mettere paura, perché non è che sta pensando, sta progettando. E non sta progettando i fatti suoi, no, ma tutta la tua vita sta decidendo a che ora ti devi svegliare, che cosa devi mangiare, come ti devi vestire, decide pure come devi morire, se ti devono cremare o seppellire, decide tutto, ma non ti avverte. Allora arriva con la notizia che già pensate: amore, ci sposiamo il 24 giugno, ma non me l'avevi detto, ah no? Te lo dovevi immaginare, avemmene fatta così. Siamo così, siamo così. Però voglio spendere una parola per le donne, per tutti quei maschi che fanno del male alle donne. Non so fa. Ricordatevi che le donne hanno una grande qualità. Ci mettono al mondo, hanno il coraggio di partorire. Ma ve lo immaginate se a partorire dovessimo essere noi maschi? E una parola, io quando mi tiro sangue svenga, ma penso a un maschio incinta, allora come sto? A che mese sto? Al quinto giorno, mancano me. La donna no, partorisce e lo fa con piacere. Ora io mi chiedo, ma come si fa a pensare che sia una cosa logica partorire? Ragazzi, un bambino quando nasce mediamente è tanta, è 3 kg, il foro d'uscita è così. Vuoi che partorisca io? Fammo creatura tanta e il foro di uscita tanta, è contrario. Non ce la faccio io, se devi, voglio dire, è impossibile, ce l'hai 9 mesi nella pancia, ma come vuoi uscire? Non puoi uscire, io... Spingi, ma che vuoi spingere? Per me puoi rimanere nella pancia tutta la vita. Ti faccio fare tutte le scuole elementari, le scuole medie. Chiamo il professore di ripetizione e gli diventa tu. Gli taglio il cordone ombelicale. Ho finito. Gli taglio il cordone ombelicale, lo collega a internet e lo faccio navigare. O no? Insomma, quello che voglio dire, noi maschi dobbiamo amare le donne senza possederle, dobbiamo lasciare che volino liberamente, che siano felici. Non possiamo pretendere dalle donne che ci rendano felici. Quello che voglio dire è che non si può amare per essere felici, ma bisogna essere felici per poter amare. Grazie. Grazie, grazie. Poi non sa fare i monologhi. No, questo proprio. Grazie, Gigi. Grazie a te, veramente tanto. Di cuore, grazie. Noi ci rivediamo magari dopo, perché questa cosa. Ci vediamo dopo perché devo darti. Edoardiana. Devo annunciare una cosa di cui sono felice di. Speriamo bene. Grazie.